Dopo il tribunale forse stanno per scippare a Giugliano anche la Milan Nurka. La Prologo di Mugnano ha organizzato per il prossimo 26 novembre la Nurka Fest, una rassegna agroalimentare interamente dedicata alla mela tipica giuglianese. Una mostra fotografica, un'area espositiva, premiazioni, insomma tutto quanto necessario per esaltare e promuovere la più buona delle mele. Prerogativa questa che dovrebbe però essere di Giugliano, la culla del frutto, dove ancora oggi in questi periodi è possibile vedere immense distese di mele annurche. La questione nasce non tanto per la capacità di Mugnano di organizzare un simile evento, ma ci si chiede perché non a Giugliano, perché Giugliano non valorizzi il suo prodotto tipico. Secondo l'opposizione consiliare, infatti, questo dimostra l'incapacità dell'amministrazione. Giugliano è una città fondata soprattutto sull'agricoltura storicamente, l'agricoltura ormai ce l'hanno cancellata completamente, se la stanno rubando gli altri paesi, è partita dal Lazio e finita in Calabria, ma ormai a Giugliano la mela annurca non esiste più. Ci manca solo che ci tolgono Basile come nascita e dicono che non è più nato qua, ci tolgono la tomba di Scipione e la dana a Castelvolturno e Giugliano è rimasta la città della spazzatura. Questa amministrazione è completamente bloccata e incompetente, dovrebbe fermarsi così come sta, dovrebbero andare tutti a casa, lo dico ormai da tempo, ma non mi stanno a sentire. Ormai è come sparare sulla Croce Rossa, qualsiasi cosa diciamo di questa amministrazione non può che essere negativa assolutamente. Ci stanno scippando anche la mela annurca. Sicuramente a Mugnano hanno avuto la capacità di intercettare una nostra eccellenza e farla loro, a testimonianza che la mela annurca ancora oggi rappresenta un prodotto nel nostro sistema agroalimentare pregiato. Che dire, io credo che non si può puntare il dito contro gli amici di Mugnano, anzi va fatto loro un plauso e anche all'amministrazione che li ha sostenuti in questa iniziativa. Credo che purtroppo però ne venga poi una riflessione rispetto all'incapacità dell'amministrazione di Giugliano di non saper valorizzare quello che poi è un prodotto suo tipico. Per Nicola Pirozzi del PD, oltre alla festa della birra, pur non avendo noi una tradizione in materia, dice sarebbe preferibile organizzare a Giugliano questo tipo di eventi, visto che le nostre radici sono proprio nell'agricoltura. Il sindaco Pozziello però ribatte, confermando la volontà di riportare a Giugliano al più presto la Sagra della Frutta. Credo che la mela annurca sia un patrimonio che vada oltre la città di Giugliano, ma quanto a noi, proprio alle vostre telecamere abbiamo annunciato la riscoperta della nostra tradizione agricola attraverso la riscoperta e riproposizione della Fiera della Frutta, così come già negli anni 50, 60, 70 e 80, e quindi ritornare non ai fasti del passato, un'economia agricola che è profondamente modificata, ma a ribadire il rapporto forte di questa città con la sua terra e con i prodotti agricoli. In un quadro diverso, in questo quadro c'è da dire che la nostra economia agricola è stata pesantemente penalizzata dal marchio Terra dei Fuochi. Oggi il marchio Terra dei Fuochi potrebbe diventare addirittura un marchio di promozione, perché in nessun altro posto d'Italia è così controllato come le nostre terre, dove abbiamo controllato i terreni, i pozzi, l'acqua e tutto il resto. Quindi i prodotti che arrivano da Giugliano, arrivano dal Giuglianese, arrivano da quest'area, sono i più controllati d'Italia,